Buongiorno, siamo qui credo per una giornata positiva di una fase complessa e conclusiva di una fase complessa per l'azienda dei trasporti, la nostra ATV. Sapete che la provincia ha messo in vendita le sue quote, quindi non credo che rifaccia si parla con un'istoria. Sapete che l'amministrazione attraverso MT aveva la possibilità di esercitare la prelazione con AMT che avrebbe dovuto indebitarsi per 21 milioni di euro. Alla fine, confrontandoci con la Ferrovie Nord Milano, che è l'azienda qui presente, qui è il presidente Andrea Gibelli, il direttore, e l'amministratore, dopo do a loro la parola chiaramente. Diciamo, ci siamo confrontati e abbiamo ragionato su una serie di profili. Uno, ci hanno spiegato, e su questo appunto siamo sereni e condividiamo, l'intenzione che questo sia un passo per estendere e ampliare, diciamo, il raggio d'azione di Ferrovie Nord Milano e essere compartecipi di questo percorso è importante per la nostra azienda, perché ricordiamo che l'azienda Trasporti Verona è una delle pochissime, sono meno delle dita di una mano, aziende di trasporto pubblico locale inutile in Italia, fanno tutte perdite sostanzialmente, quindi è una perla rara. Tant'è che oltre a questo piano appunto condiviso di espansione sul futuro, c'è stata una richiesta da parte del Ferrovie Nord Milano di continuità nella governance aziendale, perché quando un'azienda funziona e funziona bene è spesso giusto in una fase, fra l'altro, che evidentemente vedrà una compenetrazione delle due compartecipazioni, è giusto che ci sia continuità per poter lavorare al meglio. Io ringrazio per questo sforzo condiviso, perché insomma è stata chiaramente evidentemente una fase molto rapida, ma che ha portato a, secondo me, il miglior risultato, e quindi ringrazio appunto sia Ferrovie Nord Milano che i nostri uffici, che l'assessore, che la TV e ovviamente anche i consiglieri di MT che hanno sottoscritto e appoggiato questa scelta, perché è nell'interesse dell'azienda, cioè questa è una scelta che garantisce ATV in quanto azienda e garantisce i lavoratori. E con questa premessa mi taccio e lascio la parola ad Andrea Gibelli. Io ringrazio il sindaco di questa opportunità, vorrei subito entrare nel merito delle questioni che mi stanno a cuore. Ferrovie Nord Milano è qui dopo aver approvato al proprio interno un piano strategico che ha molti asset di sviluppo industriale, tra questo il trasporto su gomma è uno dei quattro pilastri più significativi. Per darvi la dimensione e lo spirito che vogliamo condividere a Verona, è il nostro gruppo una società complessa, quotata in borsa. Il primo elemento che vorrei sottolineare con voi è che sostituiamo un socio di natura istituzionale con un socio di natura puramente industriale, quindi la provincia che esce dalla compagine, diciamo, azionaria della società viene sostituito da un soggetto che è tipicamente di natura industriale, quindi i temi dell'occupazione, i temi dello sviluppo sono il suo core business nel senso pieno del termine. La città di Verona ha un polo fieristico importante, sappiate che siamo riusciti a mettere in campo per servire un'iniziativa di tipo mondiale un servizio in 6 mesi di 8 milioni di passeggeri su ferro, trasformando le ferrovie in una sorta di neo metropolitana. Nel senso che gli aspetti toccati, sia da Gibelli che da Bonfori prima, della partnership tra soci istituzionali e soci industriali è l'unica chiave di volta per consentire ad aziende sane di evolversi. Le normative attuali ci avrebbero probabilmente impedito anche di guardare al di fuori dei confini con il vecchio assetto, perché ormai le normative sono molto molto stringenti. L'entrata di un partner industriale e di un'altra regione ci consente di avere libertà di azione per poter costruire operazioni in vari campi, in vari scenari. I piani di investimenti sono pronti, l'idea è quella di togliere nel più breve tempo possibile, probabilmente al contratto vigente, quindi entro il 2019,
tutti gli euro 0, euro 1 e 2 che abbiamo in flotta, quindi per dare alla città un'evoluzione dal punto di vista dell'impatto ambientale dei trasporti forse unica in Italia, perché credo che ben poche società in Italia abbiano una flotta, avranno una flotta di quel tipo, a parte i casi delle aziende delle regioni a statuto speciale, perché insomma Sandir qualche decina, qualche vantaggio economico sui loro contratti di servizio ce l'hanno. Beh, negli ultimi anni abbiamo assunto oltre 250 persone, negli ultimi 3 anni. Lunedì, come diceva il Presidente, abbiamo l'ennesimo concorso per autisti con 700 candidati e mi piace sottolineare che più di 200 di questi candidati sono già autisti in altre realtà pubbliche nazionali, prevalentemente centro-sud, che preferiscono venire a guidare da Roma per tutta una serie di prerogative, non ultima quella della sicurezza del posto di lavoro. Direi che il fatto che la maggioranza del Consiglio d'amministrazione per i prossimi 5 anni sia la conferma degli equilibri attuali, cioè con Verona che esprime appunto la maggioranza CDA, è un segno di rispetto di Milano verso la nostra azienda, ma anche sicuramente di buona gestione. Sanno che è una delle pochissime aziende in Italia a fare attivo nel settore dei trasporti pubblici e quindi chiedono continuità nella governance. Quindi l'avete già? Sì, lei è un po' cara, 21 milioni. 2 milioni e metà. 2 milioni e metà. Bravo. Dai, attimo.